E ancora Castaldo prova ad andare via. La chiusura su di lui, la copertura di Garcia Tena. Il colpo di testa. Allungate, qui Puskas nel rapidissimo, nel ribaltamento di fronte, Gonzales e Scivoni. Omeonga, Gonzales, attaccato da Palermo, lancio lungo sulla sinistra. Sul primo palo, la girata di testa di Gonzales, palo esterno. Gli ruba il tempo e anche il pallone lasagna, entra in area di rigore bianco, prova ad andare via, trova l'intervento di Gonzales ed è calcio d'angolo per... Raccoglie allora Gonzales, prova a salire, Paghera, ancora Gonzales, vuole andare in verticale a cercare lo scatto in profondità, la... Castrovilli, 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 allarga per Brienza, conclude Brienza, trovando però dalle sue parti. Da Porto, ancora caccia del primo gol in questo campionato. Acosti prova a girarsi, perde il pallone, quanti errori sia da una parte che dall'altra. Per Rotta, Gym City, il lancio di Gonzales, ne ha fatti tanti Gonzales, lo mette giù in maniera elegante con il sinistro, Lores Varela, affrontato da Gonzales, in tempo scivolato, evita anche il calcio d'angolo, gran giocata difensiva di Alejandro Gonzales su... Il... Cipsa cercare Ceravolo, l'intervento ad Angelo,
Sì, Giuseppe ha giocato a lungo in questo campionato anche come attaccante, capace di svariare, di allargarsi. Adesso punizione che batte Ariaudo, Jeep City, Gonzales. Palla dentro, ottimo l'anticipo su Ardemagni, non è finita ancora. Gonzales cerca il taglio di Paghera, buon lavoro. Pezzi di prima su Del Pinto, raddoppiato Pezzi, vuole andare sino in fondo. Proprio Giuseppe ha liberato Viglione, Finotto alla caccia del pallone. Ancora buon aiuto. Pronto Pinzoglio, pallone che supera la metà. Chiama il pallone in mezzo all'area, la mantia, il colpo di testa. Lotta Dionisi, buona difesa del pallone da parte di Dionisi, alla fine fermato. Sparetto, per l'arbitro non c'è nulla, può andare ancora a Schiattarella, pallone centrale, Mora, bello l'anticipo qui di Gonzales. Su Antenucci può andare Gonzales ad attaccare addirittura lui dentro la metà campo della Spal, si ferma poi Gonzales. Aspettava una reazione così immediata della Ternana dopo il gol subito da Ardemagni, davvero pazzesco. In area
di rigore a cercare Castaldo. E ancora Giancarlo. Minuto di recupero, comincia il secondo adesso. Moscati alla bandierina. Moscati per guadagnare tempo. L'ultimo tocco. Tempo toscano. Da aumentare il peso specifico del suo attacco. Prima con Mokuru, poi anche con l'ingresso in campo di Erdemagni. Di questa settimana che separa l'Avellino dalla gara casalinga contro il Pisa. Lungo profondo a cercare Erdemagni, uno che a Carpi ha giocato, Matteo Erdemagni. Gonzales ad allontanare, colpo di testa in tuffo da parte di Pulzetti, cercato Piu. Di testa con palla che finisce fuori, ha provato ancora la calcio d'angolo per la Ternana, movimento di Valiant che è salito, movimento anche di Masi, colpo di testa, traversa, arriva Storari sul colpo di testa di Gonzales che ha sfiorato. Ricomincia l'azione d'Angelo. Gonzales, visto l'inserimento di Erdemagni, il pallone per lui, il pallone che è buono, Erdemagni. Provedel rimane a terra, un giocatore dell'Avellino, si continua però a giocare. Del Perugia che riparte con Dezzi a sinistra, allunga un po' il pallone Dezzi. Calcio di Radunovic, buona palla per Mustacchio, c'è però la chiusura di Alejandro Gonzales. Erdemagni, ora Camara, buono lo scarico, sale Gonzales, largo Ciabelloni, Gonzales tiene palla, va col destro.
Gagliolo, lo scambio tra Bianco e Letizia, si allarga a sinistra di Gaudio, arriva Gonzales. Dopo il botta e risposta Ardemagni-Falletti, complicato aspettarsi l'impresa e il pareggio da Lavellino. Continuano a riscaldarsi gli uomini. Dell'area di campo che dicevamo prima.